Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al nostro appuntamento del mercoledì con mini ripasso d'inglese. Sono Silvano Operti e sono dell'Uni3 di Volvera. Chiedo scusa, solo un secondo. Bene, ho solo controllato che fosse tutto a posto, purtroppo non sono ancora molto esperto nelle dirette televisive. Bene, prima di tutto devo dirvi che oggi è il primo d'aprile, ma non è il April Fool's Day, cioè non è un primo di aprile, ma facciamo proprio il nostro mini ripasso d'inglese. Comunque, attenti ai pesci d'aprile oggi. Cominciamo subito con il ricordare il punto al quale eravamo arrivati la settimana scorsa. Come dicevamo, stiamo studiando quelli che sono gli step fondamentali di inglese per riuscire diciamo, ad acquisire alcune conoscenze di base e per forza di cose queste conoscenze di base sono molto minime, elementari, però un po' per ingannare il tempo, un po' per fare effettivamente un ripasso può diventare anche un appuntamento piacevole, anche perché è per forza di cose un po' limitato nel tempo, la nostra mezz'oretta. Eravamo arrivati, se vi ricordate, a trattare gli articoli, l'articolo anzi determinativo, cioè il famoso the, ricordiamo com'è scritto, con quel modo di pronunciarlo che è tipico di quel dittongo che è formato da T e H, cioè T ed H. The è l'articolo determinativo, che traduce il nostro il, lo, la, il, gli, le. C'è un'unica forma per quanto riguarda l'articolo determinativo e non ha neanche variazioni né nel genere né nel numero, per cui è una cosa molto, molto semplice. Allora, l'importante è che ci ricordiamo la pronuncia corretta. The non esiste in italiano, non è d, è the. E si ottiene, come abbiamo già ripetuto più volte, appoggiando agli incisivi superiori la lingua, quindi the. Può sembrare una cosa un po' strana, però in realtà in inglese è proprio così. Ovviamente io non sono di madrelingua, probabilmente un inglese, un Englishman lo pronuncerà in modo magari impercettibilmente migliore del mio, però in ogni caso l'importante è tendere verso la pronuncia corretta. Comunque non divaghiamo oltre, eravamo giunti a trattare le modalità di utilizzo del the ed eravamo arrivati al punto in cui parlavamo dell'utilizzo del the quando vogliamo indicare, esattamente come nel caso dell'articolo determinativo italiano, per esempio il, qualcosa di specifico o la penna. Questa è la penna, this is my pen, questa è la mia, è una penna rossa e nera, anzi, però è una penna ben specifica. Quando qualcosa è determinato, qualcosa è indicato esattamente, si utilizza l'articolo determinativo, the. Se io invece voglio riferirmi a qualcosa che è una categoria della mente, per esempio, posso dire, vabbè, I don't use pens. Io non uso le penne, non mi piacciono le penne, I don't like pens, non utilizzo the, perché mi riferisco alla categoria delle penne in generale. Quindi le penne noi utilizziamo, l'articolo determinativo in inglese no.
Facciamo un esempio che forse avevamo già fatto l'altra volta. Io odio le caramelle. I hate sweets. Io detesto i dolci, odio le caramelle. Oppure potremmo dire, per esempio, i cani amano giocare, ai cani piace giocare. Quindi non dico the dogs. Dogs in generale love playing. Ai cani piace giocare. Un'altra particolarità rispetto all'italiano è che l'articolo determinativo the non si usa con i nomi di sport, giochi, pasti e giorni, per esempio mesi e stagioni. Noi non diciamo, per esempio, ecco, da poco è cominciata la primavera, noi non diciamo the spring, ma spring in generale. La primavera non si utilizza l'articolo determinativo in inglese. Per esempio, facciamo degli altri esempi, avevamo notati qualcuno. Io amo la pallacanestro, I love basketball. Ecco, noi diciamo anche amo la pallacanestro. In inglese sempre I, deve essere sempre indicato il pronome personale soggetto. I love basketball. Basketball è appena il caso di annotare che è una parola composta. È composta da due espressioni che indicano basket, cestino, cesto e ball, palla. Esattamente come in italiano, pallacanestro. Per esempio, il pranzo è alle 12:30. Può essere un annuncio, quindi non so, quando noi andiamo in hotel ci informiamo degli orari e magari il maître dell'hotel ci dice il pranzo alle 12:30. Dirà lunch, non dirà the lunch, ma lunch is at 12:30. Lunch is at 12:30. Il pranzo è alle 12:30. Per esempio, la primavera è vicina, nel nostro caso è già stata superata da qualche giorno. Comunque, spring is close. Spring, no, the spring come noi diciamo in italiano. Is close. Ecco, close è una di quelle parole che potremmo chiamare false friends. Close non è chiuso, ma vicino. Se non erro, c'è una canzone, già uno di quegli evergreen che mi pare si chiamasse Come Closer to Me, vienimi più vicino. Come closer, vieni più vicino a me. Close to me, vicino a me. Oppure, per esempio, un altro esempio può essere mi piace il giallo. I like yellow. Perché non è yellow, il giallo o il rosso di questa penna, ma è un colore in assoluto, una categoria della mente. E quindi I like red, I like yellow in generale. Quindi noi dobbiamo solo ricordarci, ricapitolando, che non si usa mai the, l'articolo determinativo, con i nomi di sport, giochi, pasti, giorni, mesi e stagioni e colori. Quindi sarà sempre, per esempio, la mamma può annunciare trionfante, magari che so, alle 7:30 di sera, at 7:30 p.m., alle 7:30 di sera, che la cena è pronta. Dirà supper's ready, supper's ready. Noi diciamo invece la cena è pronta. Bene, esempi ne abbiamo fatti. Penso che non ci siano grossi problemi, possiamo procedere. Avevamo visto l'articolo determinativo, quello che indica, ripetiamo, in inglese come in italiano del resto, quello che è un oggetto, un qualcosa che è ben specificato. Quindi a questo punto possiamo anche, diciamo, andare a vedere quello che è invece l'articolo indeterminativo. L'articolo indeterminativo in italiano sappiamo che
un con l'apostrofo se è seguito da una parola di genere femminile. In inglese invece è sempre soltanto esclusivamente a o an. E quando si usa e quando an? Per questioni, potremmo dire, di eufonetica, di fluidità nel discorso. Quando la parola che segue l'articolo indeterminativo ha inizio con una vocale, allora sarà an elephant, un elefante, an arrow, una freccia, ma a cat, un gatto qualunque. Altra cosa interessante però è che avevo dimenticato di sottolinearlo, ci ricordiamo che la H, cioè la lettera H in inglese, ha un peso, una rilevanza, una posizione ben diversa da quella che invece ha in italiano. O per meglio dire, normalmente la H, a differenza dell'italiano, si deve pronunciare e si pronuncia come? Aspirando la prima vocale. Quindi, se noi per esempio facciamo un esempio pratico, come sempre con gli esempi ci chiariamo. Se io parlo di, ecco, oggi purtroppo in questi momenti si sente parlare molto spesso di eroi a proposito dei medici, ed è vero. La parola eroe in inglese è hero, hero. L'H qui c'è e si sente, e come? È la cosiddetta H aspirata. Quindi, se io voglio parlare di un eroe, dirò an hero, però, no, chiedo scusa, vi ho fatto un esempio sbagliato, pardon, no, l'esempio corretto era chiedo scusa, ero distratto dal seguire la diretta. Eroe ha l'H aspirata, cioè hero ha l'H aspirata e quindi deve essere per forza preceduta dalla lettera E. Quindi sarà e hero. Invece, quando esiste la H, ma la H non è aspirata, è muta. E questa è una delle poche eccezioni che confermano la regola in inglese, cioè per esempio our, però si scrive con la H iniziale, sarà an hour. Perché? Perché non essendo assolutamente sottolineata dalla aspirazione, deve essere per forza appoggiata la pronuncia alla lettera N, diciamo meglio, ricapitolando. Quando esistono delle parole le quali hanno inizio con una H aspirata, l'articolo indeterminativo non regge, non è seguito dalla lettera N, quindi sarà a hero, come se noi avessimo a cat, a table. Se invece, e questa è una delle poche eccezioni, per esempio our, honest, per esempio, honest, cioè onesto, gentile, onesto, è una lettera che in inglese ha come prima lettera la lettera H, ma non si pronuncia con l'aspirazione e quindi sarà an
An hour. An honest man, un uomo onesto. Bene, la regola comunque è che la A si usa davanti ai vocaboli che cominciano per consonante. Quindi facciamo l'esempio normale. A table, a pen. Bene, se invece noi... ecco, passiamo a un altro argomento. Quindi la regola è questa. La N serve per riempire quel salto che ci sarebbe se noi non avessimo da indicare una parola la quale comincia per vocale e quindi sarà an hour. Ecco, stavo pensando una cosa. Anche noi abbiamo, non è proprio una regola vera e propria, però è una questione di eufonetica, cioè serve a pronunciare meglio, a rendere il discorso più fluido. Noi diciamo, per esempio, tu ed io. Quella di ha più o meno, anzi senz'altro, ha la stessa funzione della n nell'articolo indeterminativo inglese. Cioè serve a evitare questo scalino, questo salto. Tu ed io suona meglio che tu e io. Però non è un grande errore se noi comunque non utilizziamo queste lettere che ci servono per rendere il discorso più fluido. Però comunque è un uso invalso nel tempo che quindi è stato giustamente tradotto in regole grammaticali. Comunque. Ci sono anche, per esempio, delle regole che riguardano le malattie, per esempio, tutto quello che riguarda la salute. L'articolo indeterminativo a si usa sempre quando io parlo di una malattia. Facciamo un esempio pratico. Avere il raffreddore, in inglese noi diciamo, dobbiamo dire, to have. Verbo avere è cold, non the cold come noi diremmo se dovessimo tradurre letteralmente. Io ho il raffreddore, dirò I have a cold, come se noi dovessimo tradurre io ho un raffreddore genericamente. E così via. Per esempio, avere la febbre. To have a temperature, cioè avere una temperatura che probabilmente è da intendersi elevata nel caso in cui sia un problema. Avere la tosse, to have a cough, to have a cough. Sempre ricordiamoci che l'articolo indeterminativo, scusate se torno a ripeterlo, ma potremmo dire repetita iuvant, to have a cough e non the cough, perché è come dicessimo noi abbiamo una tosse, in questo caso cough. Ecco, ricordiamoci che cough è il termine che noi utilizziamo per indicare la tosse. Ecco, per esempio, mal di testa, avere mal di testa, I have a headache. Ho detto infatti a headache perché head si scrive con l'H e l'H, essendo questa la regola generale, si deve pronunciare aspirata, quindi head, testa, head, e quindi è come se ci fosse una consonante. Quindi l'articolo indeterminativo da utilizzare prima della consonante o dell'H aspirata, ci ricordiamo che è solo e non n. E quindi I have a headache. Ache. Che compone questa parola che indica mal di testa è questa, ache, cioè dolore.
Noi diciamo mal di testa. Bene. Sull'articolo indeterminativo non dovrebbero esserci grossi problemi. Passiamo ora a trattare un verbo che potremmo dire è un po' un verbo prezzemolo, mi spiego meglio. Il verbo to do, che vuol dire fare in senso lato, non qualcosa di materiale, non costruire, perché in questo caso sarebbe to make, fare qualcosa di tangibile. To do è qualcosa a cui io mi riferisco quando intendo dire, per esempio, What are you doing now? Cosa fai? Che fai adesso? Non voglio dire che sto costruendo qualcosa, proprio fare qualcosa. Al di là di questo, che è l'uso, potremmo dire, aperte virgolette, normale del verbo to do, è un verbo che viene utilizzato e si ritrova proprio come il prezzemolo un po' dappertutto. Un ausiliare vuol dire che aiuta altri verbi in abbinamento con altri verbi per costruire delle forme verbali più complesse. Facciamo un esempio pratico. To do, per esempio, serve a costruire le forme interrogative e negative del presente, del tempo presente al modo indicativo. Però non si utilizza il tu. Quindi, to do vuol dire fare. Se io il verbo to do, fare, lo utilizzo invece come un ausiliare per altri verbi, come ho detto prima, per costruire forme più complesse e in questo caso per arrivare alla forma interrogativa e negativa del modo indicativo, al tempo presente, non utilizzo, tralascio il tu, utilizzo solo du. Facciamo un esempio pratico. Se io devo chiedere a voi o a una persona in particolare, ricordiamoci la differenza, cioè l'utilizzo di you, la seconda persona singolare dei pronomi personali, quindi you vuol dire sia tu, se io mi riferisco a una sola persona, o a you, immaginando di parlare ad una platea molto grande, quindi bastano comunque più di una persona, quindi a due, tre o infinite persone, è sempre you. Se io chiedo, per esempio, supponiamo di parlare ad un mio amico, uno solo, do you like sport, Paul? Per esempio, sto parlando a Paul, quindi a una persona sola. Do you like sport? Cosa ho detto? Do è l'ausiliare, il verbo to do utilizzato senza tu. You, tu. Like, noi ormai lo conosciamo perché i social ci hanno abituati ad utilizzare il famoso like, vuol dire mi piace, piace. Sport, ecco. Sport, non ho detto in italiano, abbiamo detto a te piace lo sport. Abbiamo appena visto l'utilizzo dell'articolo determinativo the, o meglio, in questo caso, il non utilizzo. E quindi, correttamente, se io devo chiedere a qualcuno se a questo qualcuno piace lo sport, dirò semplicemente Do you like sport? Le piace? Ti piace lo sport? Oppure parlo a tante persone, a voi piace lo sport? Ecco, dicevamo prima della costruzione di forme interrogative con l'utilizzo dell'ausiliare to do. Anche le forme negative hanno bisogno del verbo to do, utilizzando solo do. Per esempio, tu non corri al parco, non corri al parco. Questa è la mia constatazione,
Beh, di questi tempi potremmo dire che è una situazione abbastanza diffusa. Non corri al parco. Certo. I can't run in the park. Cioè, non posso proprio, non posso. Cioè, mi è proibito. Normalmente io dico, posso dire per esempio, tu non corri al parco. Dirò you, tu, ricordiamoci la seconda persona singolare. E non sto costruendo una interrogazione come ho fatto prima, do you like sport? Ma sto semplicemente affermando che tu, you, do, sto utilizzando l'ausiliare, not, esprimo la negazione. Quindi you do not, qual è il verbo al quale to do dà una mano che aiuta come ausiliare. In questo caso run, correre. To run vuol dire correre. Quindi you, sto facendo un'affermazione ma negativa. You do not run dove? In the park. Quindi tu non corri nel parco. You do not run in the park. Ecco, noterete che abbiamo usato in the park l'articolo determinativo, perché mi sto riferendo a un giardino, a un parco, a un'area verde comunque ben precisa, perché altrimenti se io fossi impedito o fisicamente oppure non mi piacesse del tutto, proprio per niente, correre, o magari non mi piacesse correre nei parchi, potrei dire che I do not run in parks. È una cosa un po' strana, però la differenza è che nei parchi in generale a me non piace correre. Però posso anche dire che I do not run in the park, però io posso contemporaneamente, senza essere smentito, dire che invece I run in, da qualsiasi altra parte, in my house, ecco, magari su e giù per le scale. Ecco, sono esempi, vi chiedo scusa, abbastanza stupidotti, però servono per rendere l'idea. Allora, abbiamo detto che si usa do per esprimere il modo, cioè la forma interrogativa, e la forma negativa dei verbi, e quindi si usa do. Però alla terza persona singolare, e ricordate che alla terza persona singolare dobbiamo sempre utilizzare la lettera S, per meglio dire in inglese S, in inglese do diventerà does. Un po' come quella plastilina, quel materiale che usavamo per modellare delle forme quando eravamo piccoli. Non so se c'è ancora adesso, può darsi. Quindi non si aggiunge semplicemente una S a do, perché ricordiamo, l'avevamo visto le volte precedenti, che quando un verbo termina con la vocale o, si utilizza i S, quindi diventa does, D-O-E-S, perché anche qui probabilmente per ragioni di fonetica, quindi la conversazione procede senza troppi salti, quindi diventa does, ma questo è l'unico caso, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, in cui si utilizza la lettera S. Facciamo degli altri esempi in questo caso. Per esempio, ecco un esempio che
mi viene suggerito e per esempio potremmo dire, ed è una frase un po' strana, però serve per utilizzare la terza persona singolare. Se io guardo te o guardo voi e dico a voi, riferendomi a una terza persona che è in disparte, ma lui beve l'acqua. Magari voglio magari sottintendere che mi sembra non proprio astemio, magari l'acqua non la beve, non gli piace, però rimaniamo nei limiti del nostro discorso. Io a te, a voi dico, beve l'acqua, intendendo un'altra persona di genere maschile. Io dirò, does he drink water? Das, perché? Perché siamo alla terza persona singolare. He, perché? Perché è una persona di genere maschile. Quindi, scriviamolo perché così magari ci comprendiamo meglio. Ho scritto, does he drink water? Quindi ho inteso tradurre la frase in italiano, beve l'acqua? Does è il verbo ausiliare. He, la terza persona singolare del pronome personale. Il pronome soggetto he, lui, genere maschile. Drink vuol dire bere. Water, water, acqua. Quindi sto utilizzando l'ausiliare to do per formare una frase di tipo interrogativo. Come avrete già notato, io forse non ho sottolineato a sufficienza. Quando io ho di fronte a me una frase interrogativa, l'ausiliare è sempre in prima posizione. Does he drink water? Water è complemento oggetto. D'accordo. Se invece utilizzo una frase, devo formare una frase negativa, non interrogativa, che non abbia cioè il punto interrogativo, question mark, che in inglese letteralmente vuol dire il segno della domanda. Noi diciamo punto interrogativo. Question mark. Quindi sono di fronte a una frase non interrogativa, non voglio chiedere niente a nessuno, domandare nulla a nessuno, ma per esempio posso affermare che non gioca con te. Quella ragazza non gioca con te perché le stai antipatico. E quindi io utilizzerò il do. In questo caso però, se io dico che lei non gioca con te, terza persona singolare, in questo caso il lei esprime il pronome personale soggetto, ma al genere femminile. E ci ricordiamo è she. Quindi io esprimo una negazione. Quindi io dirò se devo dire non gioca con te, metterò all'inizio il do o meglio il does oppure no. No, perché ci ricordiamo che abbiamo detto che l'ausiliare to do deve essere inserito in prima posizione soltanto nelle frasi di tipo interrogativo. Quindi non gioca con te sarà she, cioè lei, does, not. Il not ci vuole perché altrimenti io non so se sto costruendo una frase negativa oppure no. Gioca, quindi play with you.
scriviamola. Mi rendo conto che non è molto semplice seguire perché purtroppo siamo un po' limitati nella nostra, diciamo, mini didattica, mini ripasso d'inglese, però cerchiamo di sopperire in qualche modo. Quindi io ho scritto non gioca con te, magari per sottolineare il fatto che tu a quella ragazza sei antipatico, a quella bimba sei antipatico e quindi ti rendo, porto a tua conoscenza il fatto che lei non vuole comunque giocare. Quindi, frase negativa, quindi non interrogativa ma negativa, e quindi she, il soggetto, ci deve sempre essere. Noi infatti potremmo anche dire non gioca con te. Ma in inglese la regola sacrosanta è che il pronome personale soggetto ci deve sempre essere, il soggetto c'è sempre, quindi she ci sarà sempre. Does, l'ausiliare, però does, perché? Perché siamo alla terza persona singolare. Not, io esprimo una negazione. E cos'è che io non faccio? Play, o meglio, she, lei. She does not play, non gioca con te, with, con, you, con te. Quindi, she does not play with you. Io ho espresso una negazione e ho utilizzato l'ausiliare to do. E quindi potremmo anche fare degli esempi, magari andando a mischiare, a richiamare quello che abbiamo visto prima. Abbiamo ancora qualche minuto. Per esempio, proviamo magari a costruire una frase utilizzando qualcosa che abbiamo già visto prima. Anche per esempio l'utilizzo o il non utilizzo dell'articolo determinativo. Se io devo dire che una persona di sesso femminile non mangia dolci, non mangia dolci, ed è una lei, come potrei scrivere? Abbiamo detto non, quindi frase negativa, mangia dolci. Quindi nelle frasi negative abbiamo appena visto adesso che il verbo ausiliare to do ci vuole e come. Però ci vuole anche la negazione not, perché altrimenti che frase negativa sarebbe? Ovviamente ci vuole il verbo che è aiutato dal to do. Ecco, chiedo scusa ma non è facile far stare tutto su un foglio solo. Quindi io devo dire non mangia dolci, intendendo una persona di genere femminile. Quindi sarà she, ricordiamoci gli she per la pronuncia corretta, she che è il pronome personale soggetto alla terza persona singolare di genere femminile. L'ausiliare ci vuole, abbiamo detto, does, perché? Perché è alla terza persona singolare, quindi la S, o per meglio dire il dittongo IS, ci vuole. Quindi she does not, perché io voglio dire che non it mangia, it to eat è il verbo che vuol dire mangiare. Sweets. Ecco, perché ho scritto sweets? Perché, se ci ricordiamo, l'articolo determinativo, the, v
viene utilizzato soltanto quando io voglio riferirmi a qualcosa di ben preciso. Se io invece parlo di qualcosa in generale che è niente di più che una categoria della mente, un genere qualunque, dirò I don't like, non mi piacciono sweets, le caramelle, i dolci in generale. I don't like anything you want, cioè non mi piace tutto quello che voi potete immaginare che vogliamo. Quindi, tutte le volte, e con questo concludiamo, perché vedo che siamo già quasi arrivati al termine di questo appuntamento. Ricordiamoci poche cose però fondamentali. Abbiamo visto l'articolo determinativo, quindi il suo utilizzo o meglio il non utilizzo davanti a certe situazioni, per esempio quando indichiamo i pasti, le stagioni, quando io mi riferisco per esempio a categorie in generale, ma non a qualcosa di preciso come the pen. E invece quando io utilizzo l'articolo indeterminativo utilizzo la lettera, o meglio dire la parola in questo caso, ei, ricorrendo all'ausilio della n, quando la parola che è indicata dall'articolo indeterminativo inizia con vocale oppure con h muta. Ci sono pochissime eccezioni alla regola, come abbiamo detto, della H aspirata. Alcune di queste sono per esempio A, c'è l'ora, c'è la H, ma non viene pronunciata. Honest, onesto, la H c'è, ma non viene pronunciata. La regola generale è che la H è sempre aspirata quando è all'inizio della parola, però in questo caso è assimilata ad una consonante e quindi caso dell'articolo indeterminativo, io andrò ad utilizzare la N. L'abbiamo detto. Vediamo un po' qual era l'altra parola che avevamo. Ah, sì! Potevamo andare a utilizzare l'articolo indeterminativo con. Ecco, non mi ricordavo l'eroe. Hero. Hero in questo caso è un eroe, ma c'è una H, e in questo caso è aspirata. A, che ha la H, ma no, non è aspirata, necessita invece di N, an hour. We'll see, we can meet. In an hour, ci vediamo, ci troviamo fra un'ora. An hour, ma hero. Bene, direi che abbiamo terminato. Ci ricordiamo soltanto del verbo to do che viene utilizzato come ausiliare per i verbi che lo richiedono nel caso in cui vogliamo formare frasi interrogative e frasi negative. Alla prossima, ci ricordiamo soltanto, se volete, l'appuntamento che seguirà il mini ripasso d'inglese, che è con Magic Dancing, ed è una lezione di gag. Arrivederci, see you soon!